L'anima economica del Movimento 5 Stelle, Carla Ruocco, benvenuta. Giuliano Cazzola, economista, grande esperto di pensioni. Maurizio Landini, segretario nazionale CGIL. Il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. E la professoressa Chiara Saraceno, collegata da Torino. Allora, Belpietro, ci dia il quadro. Praticamente discuti, il vitalizio è passato, è così? Il vitalizio è passato, quindi non ci sarà nessun taglio, anche se era stata annunciata appunto la famosa riforma Richetti. Faccio presente che la famosa riforma Richetti venne proposta quando allora dirigevo un altro giornale, si chiama Libero, facevo un'inchiesta proprio su questa faccenda dei vitalizi, e Richetti disse: ah, adesso presento subito questa proposta di legge per limitarli. Bene, sono passati 3 anni e questo è il risultato: non verrà approvata. Onorevole Carla Ruocco, i 5 Stelle dicono: noi rinunceremo. Dice il PD: noi tra 20 anni veniamo a controllare se davvero avete rinunciato. Venissero a controllare e ci controllassero già da ora. Innanzitutto perché noi abbiamo fatto un'espressa richiesta scritta ai presidenti di Camera e Senato per fare in modo che attraverso l'autodichia, cioè l'autogoverno del Parlamento, si possa già da ora fare in modo che si possa rinunciare già da ora per iscritto per tutti i parlamentari. Vorrei che gli altri ci seguissero. E poi ricordiamo che tra l'altro il Presidente del Senato ci ha anche risposto, che sta vagliando la nostra richiesta, quindi è tutto quanto in piedi. Però, peraltro, mi scusi, tra l'altro il PD ci seguisse anche sul taglio agli stipendi, perché noi senza avere una legge già rinunciamo a parte dei nostri stipendi, ma nessuno dell'arco parlamentare fa come noi. Professor Cazzola, lei che fa? Pure lei va a controllare tra 20 anni se i grillini hanno rinunciato? No, guardi, mi sembra una cosa sciocca questa di controllare tra 20 anni, insomma, anche perché per prendere la pensione non è che arriva automaticamente, bisogna fare la domanda, quindi è sufficiente non presentare la domanda e la pensione non arriva. Però ecco, io trovo molto discutibile questo rancore che c'è nei confronti dei parlamentari che hanno fatto solo questa legislatura, perché il loro trattamento è il trattamento che hanno tutti gli italiani che sono soltanto nel sistema contributivo. Tenga conto che i 5 anni sono la regola, i 5 anni di contribuzione minima. Poi, secondo me, in chiave di autodichia, si può benissimo, secondo me è stato un errore non averlo fatto, si può benissimo parificare l'età di pensione. Allora, perché dice Cazzola, ma perché ve la prendete tanto, onorevole Ruocco, con questi deputati che alla fine valgono per loro le regole che valgono anche per gli altri? Beh, intanto sfido chiunque che ci sta seguendo a pensare di poter prendere una pensione all'età di 65 anni o anche 60 anni soltanto se con pochissimi anni di lavoro, circa 1000 euro al mese a partire da 65 anni per 4 anni e mezzo di contributi versati. Io non credo che la gente che ci sta ascoltando da casa abbia questo privilegio. Landini, su Cazzola che voleva rispondere. Aspetti, Cazzola, c'è Landini. No, prego. Vuol dire una cosa. Vada lei e poi risponde Cazzola. Come è noto, io penso che il problema dei vitalizi e quindi di un privilegio vada affrontato e che il criterio alla fine deve essere quello di arrivare a una situazione in cui le regole per la pensione sono uguali per tutti. Credo che questa sia la cosa su cui noi dobbiamo giungere. Detto questo, vorrei anche che fosse chiaro, perché in questo periodo si è discusso anche in questa direzione, e vorrei fare una distinzione tra un diritto e un privilegio, perché non vorrei che dietro al tentativo di dire regole uguali per tutti contributive, qualcuno, penso al presidente attuale dell'INPS, addirittura ha detto che bisognerebbe chiedere indietro anche a quelli che sono già andati in pensione con altri sistemi dei soldi, che io vedo una distinzione, perché se si interviene per fare i vitalizi, per modificare una norma per tutti, io faccio semplicemente questa distinzione, io non trovo che sia un privilegio se uno ha lavorato 35 anni in una siderurgia, oggi in pensione prende 1200 euro col sistema retributivo e gli devi rivedere la pensione. Allora bisogna vederla bene, con attenzione. Poi credo che il problema vada affrontato. È vero, lo dico per onestà,
che dal 2012 noi non siamo in presenza delle regole che c'erano prima. Sono questi nuove regole, sono nuove, però, che hanno versato i contributi. Poi dopo uno mi dice, e chiudo, che gli stipendi, non solo dei parlamentari, ma di quelli che sono in politica eletti nelle regioni, sono troppo alti in una situazione così, bisogna abbassarli. Io sono d'accordo anche su quello. Il rischio di cui parlava Landini e Gil De Viry. Quello che vedete in queste foto è Claudio Signorile, storico leader socialista. 80 anni appena compiuti, 30 passati in Parlamento e un assegno mensile niente male, quasi 10.000 euro lordi. Al netto io finisco per avere in tasca intorno ai 5.000 euro. Sono 5.000 euro netti da oltre 20 anni. Sì. 5.000 euro netti, che se la proposta sul ricalcolo contributivo dei vitalizi diventasse legge, passerebbero la ghigliottina, rischiando un taglio di quasi 2.000 euro. Se si trovasse questi 2.000 euro in meno ogni mese? Mangerò di meno, non viaggerò. Ma anche se la legge dovesse avere l'ok del Senato, rischierebbe la bocciatura della Corte Costituzionale, perché il taglio è retroattivo e tocca diritti acquisiti. Domani perché non chiederlo per altri tipi di pensioni? Le pensioni più alte. Le pensioni più alte. La retroattività, non lo so. A mio avviso non va bene, non è giusta, non è costituzionalmente corretta, potrebbe rappresentare un'apertura ad un vero e proprio, a una vera e propria macelleria sociale. Professoressa Saraceno, qua c'è un livello politico in cui ci si lancia contro i privilegi della casta dei partiti e poi magari c'è un livello pratico in cui vanno a pagare anche i diritti acquisiti di altre persone? Beh, no, veramente, anche nella proposta del presidente dell'INPS c'era un correttivo, se ricordo bene, c'era l'idea che al di sopra delle pensioni, al di sopra di un certo livello piuttosto elevato, si vedesse se effettivamente erano finanziate dai contributi che al suo tempo avevano versato. Quindi certamente il metalmeccanico che ha lavorato 35 anni, la sua pensione se la terrà stretta anche se ci fosse qualsiasi ricalcolo. Su una pensione di 8.000 euro, 5.000 netti, uno può andare a vedere se, per quanti anni, se effettivamente i contributi versati, anche sulla mia, voglio dire che sono molto molto di meno di quelli di quel signore che abbiamo sentito. Belpietro, quanto è una spinta demagogica e quanto un discorso di equità intervenire su queste pensioni? Ma non si tratta di spinta demagogica, si tratta di fare una riflessione. Se oggi noi abbiamo uno dei più alti debiti pubblici, lo dobbiamo anche a una classe politica del passato. Questa classe politica del passato si è fatta delle leggi che hanno favorito il loro vitalizio. E quindi bisogna riconoscere che, a differenza di tutti gli altri lavoratori, che non si sono fatti le leggi, cioè hanno subito le leggi, come quella Fornero e come altre, e la classe politica si è fatta una legge per darsi un vitalizio. Molti di questi sono in pensione avendo fatto non 30 anni come Signorile o 35 anni come altri. Sono stati in Parlamento 5 anni, qualche volta anche di meno, ciononostante percepiscono da anni la pensione. Io Cazzola. Trovo che questo sia un... Carla Ruocco Landini, Cazzola. Allora, guardi, innanzitutto voglio ricordare al direttore Belpietro che i giornalisti hanno adottato il contributivo pro rata soltanto nel 2017 e che i giornalisti sono quelli che vengono dopo i notai come importo dalla pensione. Detto questo, la legge Ricchetti prevede che il calcolo contributivo... Se la sono pagata. Il calcolo... Come? Dice Belpietro, a differenza dei politici, se la sono pagata. Allora, mi lasci finire. Ma se la sono pagata, si figuri, vanno in prepensionamento con i soldi suoi, a 58 anni, con i soldi degli italiani. Tutti vanno in prepensionamento. E questa cosa loro non la scrivono mai. Tutti vanno in prepensionamento, non faccia finta. C'è chi è andato in prepensionamento, scusi, lei sa benissimo che ci sono alcuni parlamentari che hanno fatto 5 anni, non c'è
giornalista, notaio, chiunque che vada in pensione con 5 anni e che sia andato in pensione a 50 anni. Ma di che sta parlando? Cazzola, smetta di fare polemiche demagogiche, queste sì. Ma attenzione che vi perdiamo, vi perdiamo. Finga. Allora, prego. Del Pietro, si vergogni. No, mi faccia finire, la legge Olivetti prevede... Chi si deve vergognare è chi ne ha tante di pensioni. Ci sono persone che hanno 3 pensioni, hanno fatto il parlamentare 5 anni. Ma di che parla? Vabbè. Ma di che allora, cosa parla? Allora, guardi, Cazzola, professor Cazzola, aspetti. La legge, vedersi chi sono quelli. Allora, calmi, sentiamo Cazzola. Prego. Il calcolo contributivo non si fa per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi. Articolo 12. Allora, quindi, professor Cazzola, stare tranquillo ascolti da questo punto di vista. Cosa le voleva dire l'onorevole Ruocco, prego. Intanto qui si sta discutendo a lungo di un banale concetto. La legge deve essere uguale per tutti e non per chi la fa, per chi la scrive. Ci deve essere una legge privilegiata perché con prepotenza si insabbiano i progetti di legge che vogliono portare tutti i cittadini allo stesso livello. Dopodiché, i vitalizi, è vero che non ci sono più quelli del futuro, ma io voglio dire un dato, 200 milioni di euro ci costano oggi i vecchi vitalizi, e sa chi li paga? Li pagano i poveri pensionati, anche quelli che non hanno la pensione. Maurizio Landini, euro. Prego Cazzola. Sono le pensioni baby? Sa quanto costano le pensioni baby? 9 miliardi e mezzo. E questi non sono privilegi? 9 miliardi e mezzo ogni anno. Cosa dice? Qua, dice le pensioni baby ci costano 9 miliardi e mezzo. E allora per questo motivo questo, i parlamentari devono continuare a tenersi il privilegio. No, io posso? Allora, può sicuramente. Farei un po' scendere la tensione facendole vedere questa breve scheda di Vixia Portel. Chi sono i privilegiati? Poi Landini. Vixia Portel. In un mondo di diseguaglianze, neanche i privilegi sono tutti uguali. È più privilegiato un pensionato che guadagna tanto, ma ci costa poco, o un pensionato che guadagna poco, ma ci costa tanto? Ad esempio, loro guadagnano tanto, ci fanno tanto arrabbiare, ma in totale ci costano relativamente poco, visto che sono un gruppo ristretto. Loro, invece, presi uno ad uno, guadagnano relativamente poco, ma sono tanti. Quindi ci costano davvero un bel po'. Poi ci sono loro, notai, commercialisti, hanno la pensione pagata in toto dalla loro cassa, quindi guadagnano tanto, è vero, ma a noi contribuenti non costano praticamente nulla. Certo hanno versato tanti contributi perché hanno guadagnato tanto in passato, magari anche perché operano in un mercato protetto, ma così non se ne esce, anche perché se vai a guardare cosa ha versato chi guadagna poco, magari scopri che non ha versato nulla. Landini. Vede. Io forse dirò delle cose che non riceverò applausi, però io sinceramente mi sono stancato, perché oggi parlare male dei politici ti applaudono tutti, è abbastanza semplice, no? E ci sono delle ragioni, non sto dicendo. Però quello, se parliamo di pensioni, però quello su cui la dobbiamo smettere è raccontarci che se io taglio i vitalizi ho risolto il problema delle pensioni, perché noi siamo un paese dove il livello di ingiustizie e di diversità anche dentro il sistema pensionistico non ha precedenti. Vogliamo dircela? I due fondi che sono in attivo oggi, se tu prendi, visto che hanno messo tutti assieme i fondi e li hanno portati tutti nell'INPS, ce ne sono due che sono in attivo: quello dei lavoratori dipendenti privati e dei lavoratori dipendenti, e quello dei lavoratori precari, perché pagano i contributi ma non sono ancora in pensione. Tutti gli altri fondi di tutte le altre categorie, dai dirigenti di impresa al lavoro autonomo, sono in perdita e quindi recepiscono la pensione a spese degli altri. E allora dico, se vogliamo fare una discussione, facciamola, non è che dopo copriamo quelle robe qui, se vogliamo farla questa professoressa discussione. Chiara, io lo dico, mi permetto di chiuderlo, perché sai di che cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo adesso, e lo dico anche per questo, perché si è fatta, è stata una conquista avere la pensione all'INPS, no? Perché c'è un problema, qua si fedeva chi prende tanto. In Italia il sistema deve essere fondato sulla solidarietà. Perché se tu vuoi garantire che nessuno sia sotto un ponte, devi trovare anche il sistema che chi ha di più permette di contare. E allora, questi elementi qui ci sono, e noi dovremmo porci il problema non solo di come
ma anche di come cambiamo questa benedetta riforma delle pensioni fatta dal governo Monti, che è una follia. Stiamo attenti questa alla punta dell'iceberg, dice Landini, e ci scappa l'iceberg che è la società italiana. Certamente, e se poi pensiamo ai giovani che probabilmente non riusciranno a maturare una pensione decente, diventa veramente un problema drammatico che non viene risolto certamente togliendo i vitalizi. Cioè, ci sono un problema di equità, diceva prima l'onorevole Ruocolo. La legge deve essere uguale per tutti, e purtroppo, nonostante le molte riforme pensionistiche che ci sono state in questo paese, tuttora non lo è, non ci sono criteri omogenei. Nel frattempo, tra le riforme pensionistiche e i mutamenti nel mercato del lavoro, succede che le generazioni giovani oggi si troveranno in un mondo tutto diverso, e su questo che dobbiamo nessuno sta a affrontando, e c'è pure che una beffa sta che più lavori, cioè, meno recepisci di pensione. Silvia Ciuffolini. Nessuno, no, dopo posso dire nessuno. Come si calcola la pensione? Non ne so proprio niente. Appunto per questo sono qui. Sono sempre di più le persone che vanno a informarsi sulla loro pensione anche prima del tempo. È cambiata proprio la tendenza. Mentre prima chiedevano la domanda della loro pensione, adesso vengono a fare il calcolo di quello che sarà la loro pensione futura. E per calcolarla, la pensione futura, nell'era del contributivo, c'è un numero poco conosciuto ma fondamentale, il coefficiente di trasformazione. Questo numero si applica ai contributi versati e li trasforma in assegno. Il coefficiente è stabilito dalla legge e si aggiorna ogni 3 anni in modo automatico, ma c'è un però. Dal 2010 ad oggi questo coefficiente si è ridotto progressivamente ed ha abbassato le pensioni degli italiani di almeno il 10%. E gli effetti sono tangibili. Ipotizziamo un 61enne che ha uno stipendio medio mensile di 2.000 euro. La pensione calcolata nel 2009 sarebbe stata di 1.600 euro. Invece la pensione calcolata nel 2017, per effetto della riduzione del coefficiente, sarebbe di 1.409 euro al mese. Quasi 200 euro in meno al mese. E nel 2019 è previsto un nuovo aggiornamento del coefficiente. C'è da aspettarsi un altro ribasso e quindi pensioni ancora più magre? Allora, professor Cazzola, se abbiamo capito bene, più passa il tempo al lavoro, più l'assegno si calcola al ribasso, è così? Beh, dipende dalla attesa di vita. Se aumenta l'attesa di vita, anche il coefficiente viene rivisto. Però io vorrei dire al vostro esperto che oggi di persone che sono andate in pensione interamente col sistema contributivo, probabilmente non ce ne sono, perché il sistema contributivo esiste dal 1996, quindi è molto difficile trovare qualcuno a cui hanno applicato il parametro ridotto. È un discorso che vale per il futuro, quando quelli che hanno ben Pietro però, ecco, io voglio però di no, mi faccio dire un'altra cosa che è importante. Prego. La cosa è questa, è che la legge Richetti prevede che in nessun caso le pensioni dei lavoratori dipendenti e i lavoratori degli autonomi saranno ricalcolate. Quindi vuol dire che per metterlo in quel posto ai deputati e ai senatori hanno salvato anche le pensioni d'oro. E io, ben che Pietro, ho una pensione da lavoratore Landini dipendente migliore della pensione da deputato, a questo punto mi sento più tranquillo, perché si dice che nessun ricalcolo sarà fatto sulle pensioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, comma 5 dell'articolo 12. Bel Pietro. Cazzola, stia tranquillo, tanto non verrà approvata la legge Richetti, quindi non c'è problema. No, sul tema del coefficiente, è evidente, soprattutto perché non crescendo l'economia, il PIL, il coefficiente rischia di essere abbassato, e così come rischia di essere abbassato anche per le attese di vita, perché calcola sia le attese di vita che la situazione economica. Quindi il vero tema poi alla fine è che, essendoci meno lavoratori, entrano meno contributi nell'INPS o comunque in tutti gli enti previdenziali, e quindi le pensioni del futuro saranno più basse. Carla Ruocco, in questo arrivano i 5 Stelle e dicono: se noi vinciamo le elezioni aboliamo la legge Fornero. Assolutamente sì. Vede,
il fatto che il sistema pensionistico sia sperequato e ingiusto è un dato di fatto, sono stati commessi tantissimi errori, bene, la legge Fornero aggrava questi errori, quindi deve essere cancellata, abolita. Intanto ci sono circa 2 milioni di persone oggi che percepiscono una pensione al di sotto dei 500 euro. Ecco, il Movimento 5 Stelle porta tutti a 780 euro al mese con un reddito di cittadinanza che vale per i pensionati minimi, ma vale anche per i giovani e i meno giovani che devono essere inseriti nel mondo del lavoro. Cazzola, si può fare? Ma guardi, si può fare tutto, l'importante è trovare le risorse, Io credo però comunque che bisognerebbe guardare un pochino meglio i dati, no? Per esempio, se si fa un discorso che riguarda lo stock è un conto, se si fa un discorso che riguarda invece le nuove pensioni è un altro. Io le posso dire che nei sei mesi del 2017 la media delle pensioni di vecchiaia è stata di 1.100 euro, quella delle pensioni d'anzianità di 2.300 euro, nel fondo lavoratori dipendenti. Ovviamente mi porto sempre dietro i dati. Landini. Quindi, insomma, bisogna anche... Allora, bisogna è un problema teorico, dice Cazzola, perché poi in Italia c'è sempre il modo per filtrare attraverso la legislazione. No, come noto, noi come organizzazioni sindacali, la CGIL, non è assolutamente d'accordo con la riforma che è stata fatta a Fornero, e proprio in questi giorni si sta discutendo, perché il governo a metà dicembre dovrà presentare una proposta di legge di stabilità e noi stiamo chiedendo delle cose precise. Una è quella di bloccare l'aspettativa di vita per non alzare l'età pensionabile ancora, perché siamo un paese che ormai ha l'età pensionabile più alta d'Europa e se non fa niente scatta automaticamente un ulteriore innalzamento. Questo blocca un paese dove naturalmente abbiamo una disoccupazione giovanile altissima, anche perché si è portato l'età pensionabile a 67 che va verso i 70. Quindi noi chiediamo di bloccare questo meccanismo. Diciamo, non ho interrotto nessuno, in più diciamo che va modificato il meccanismo. Scusa. Che va modificato il meccanismo perché va riproposto un terreno che secondo noi, a partire dai lavori più pesanti, quando uno ha lavorato 41 anni è giusto che vada in pensione, non è un privilegio, questa va ripristinata. Così come diciamo, e chiudo, che per i giovani, aveva ragione la signora Saraceno, un sistema puramente contributivo per un giovane che inizia a lavorare adesso, che è precario, vuol dire non avere la pensione. Infatti noi stiamo dicendo che bisogna costruire una pensione di garanzia che determini anche a un giovane il fatto che non prenderà mai meno di 980 o 1000 euro di pensione, e per fare questo devi trovare un sistema che intervenga. Aggiungo, chiudo, perché siccome si dice adesso stiamo discutendo, noi stiamo discutendo di introdurre anche altre cose importanti, ad esempio stiamo dicendo che va riconosciuto anche il lavoro di cura e il fatto di il essere madre. Il tempo passato a favore degli altri. Benissimo, vuol dire che se hai un figlio, per chi fa dei figli, per ogni figlio devi avere un anno di contributi pagati. Se fai il lavoro di cura devi aver riconosciuto. Grazie. Quindi stiamo chiedendo ospiti. Cose molto altra precise. Tappa per noi.